Taglio shock a Pesaro, una donna trovata morta in riva al mare a Baia Flaminia. A Sant'Ippolito trovata senza vita una 37enne di Fossombrone. Pesaro in lutto per la morte del consigliere comunale provinciale Roberto Biagiotti, scomparso a 40 anni a causa di una malattia. Emergenze radiologiche e nucleari, il Comune di Fano e il CB Club Mattei informano la popolazione sul documento tecnico diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile. Prosegue il progetto Sicuri di essere al sicuro, una campagna di formazione e sensibilizzazione promossa dal Comune di Pesaro per contrastare i furti ai danni degli anziani. Promuovere le bellezze della città e renderle accessibili ai turisti, l'assessore Etienne Lucarelli lancia il servizio di trasporto gratuito dalle strutture ricettive fino al centro storico di Fano per scoprire l'area archeologica di Sant'Agostino. Dal 12 al 16 agosto torna a Fano la 13ª edizione della Birra d'Augusto. 5 giorni di degustazioni, spettacoli, intrattenimento e cooking show. Novità assoluta, il risotto al prodetto fanese da gustare con una birra creata appositamente per l'evento. Giovedì 10 agosto, benvenuti cari telespettatori di Fano TV ad un nuovo appuntamento con Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dal nostro sommario, una donna di 50 anni è stata trovata morta questa mattina alle prime luci dell'alba nella spiaggia di Baia Flaminia a Pesaro. A fare la tragica scoperta sono stati gli operatori che quotidianamente si occupano della pulizia della spiaggia. Sul posto la polizia locale, la polizia di Stato e la guardia costiera. Secondo gli inquirenti, la donna di Pesaro ha compiuto un gesto volontario. Nella giornata di domani verrà svolta l'autopsia. A Sant'Ippolito invece è stata trovata senza vita Martina Bianchi, 37enne di Fossombrone. È successo nella villetta a due piani situata in via Canali Monterubiano. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Fano, comandati da Maximiliano Papale, che nel pomeriggio hanno interrogato il compagno che stava ospitando la donna. A dare l'allarme è stato proprio l'uomo, questa mattina intorno alle 8.45. Non è esclusa l'ipotesi di una overdose, ma sarà l'autopsia a fare luce sulle cause della morte. In ogni caso, i militari escludono una causa violenta ad opera di terzi. Grave incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle 16.30 lungo l'autostrada 14 dopo il casello di Marotta Nord. Dalle prime informazioni pare che a scontrarsi siano state due autovetture e che uno dei feriti sia stato trasportato dal 118 nel parcheggio scambiatore di Fano dove è atterrata l'eliambulanza. Sul posto anche la polizia autostradale per i rilievi di legge. Pesaro in lutto per la scomparsa prematura di Roberto Biagiotti, avvocato quarantenne, consigliere provinciale e comunale. È una notizia che ci sconvolge, ha detto il presidente della provincia, Giuseppe Paolini. Era un giovane appassionato, curioso, impegnato nel territorio e per il bene comune. Con lui avevo un rapporto aperto e sincero, ha aggiunto Paolini. Ci siamo confrontati spesso sulla vita, anche nel periodo della sua malattia. In via Gramsci, bandiere dell'ente a mezz'asta, in segno di lutto. Stessa posizione per il vessillo del comune di Pesaro. Una notizia che provoca enorme dolore, ha commentato poi il sindaco Matteo Ricci. Sono sicuro di interpretare il sentimento dell'intera comunità, ricordando l'impegno civile e amministrativo che Roberto ha svolto in questi anni. Certi che non lo dimenticheremo. I funerali verranno celebrati lunedì alle ore 16 nel Duomo di Pesaro. Roberto lascia la moglie e il figlio di soli 2 anni. E cambiamo argomento. Quali sono i rischi e i comportamenti da tenere in caso di emergenza nucleare? Lo abbiamo chiesto al CB Club Mattei, alla Comune di Fano, che sono gli enti preposti alla diffusione del documento emanato dal Dipartimento della Protezione Civile. Il servizio è di Simona Zonghetti.
Informazione preventiva in emergenza è diviso in due parti il documento tecnico intitolato l'informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari. Il testo, diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile, è stato realizzato in collaborazione con un comitato composto dai rappresentanti dei Ministeri della Salute, dell'Interno e della Transizione Ecologica, dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, dell'Istituto Superiore di Sanità e della conferenza unificata, cioè componenti di regioni, province e comuni. Il comune di Fano, anche attraverso i media, ha provato a divulgare in queste settimane il comportamento che i cittadini devono tenere in caso di calamità naturale. In particolare ci siamo concentrati sull'alluvione, il terremoto, eccetera. Ma ci sono altri rischi contemplati nel piano di protezione civile che potete comunque sempre consultare presso il sito del Comune di Fano, che riguardano i rischi legati ad altre fonti. Ad esempio sul rischio nucleare radiologico, alcune prevenzioni in caso di emergenza ovviamente bisogna prendere, e mentre nelle situazioni normali quello che noi diciamo alle persone è quello di uscire, andare al centro di raccolta eccetera per ricevere l'assistenza, in questo caso nucleare e radiologico il rischio si combatte stando in casa, chiudendosi in casa. Se si è all'esterno si deve tornare subito a casa, si devono togliere i vestiti, bisogna fare la doccia, bisogna custodire i vestiti in maniera tale che possano essere facilmente anche isolati rispetto al contesto, e quello che prevede il piano in questi casi è quello di chiudersi in casa, stare in casa, chiudere tutte le fonti di ingresso dell'area, perché questo è proprio il caso in cui una nube tossica radiologica potrebbe entrare nelle nostre case. Un scenario particolare, veramente raro, però uno scenario possibile, lo vediamo a volte quando succedono degli incidenti particolari delle aziende. Dopo tutte queste attività, infine, occorrerà aspettare in casa le istruzioni che arriveranno tramite media da parte del governo, delle strutture provinciali e anche da parte del comune e della protezione civile. Presidente Olivi, qual è il compito in questi casi del Civic Club Mattei? Il Civic Club Mattei è volontariato, quindi come in tutte le attività il volontariato si mette a disposizione delle istituzioni. In questi casi soprattutto occorre in aiuto, in determinati casi è informazione alla popolazione. Ad esempio, non tutta la popolazione riesce immediatamente tramite i media ad essere informate, a volte occorre la macchina con l'altoparlante oppure il volontariato direttamente in casa in questi casi, perché come diceva l'assessore è importante, a differenza del terremoto che bisogna uscire o allontanarsi come stiamo dicendo in queste settimane dalle piante, dal maltempo, in questo caso bisogna comunque rinchiudersi e avere meno contatto possibile. A volte dai vigili del fuoco e dall'autorità vengono create proprio delle zone rosse e noi siamo in pratica a copertura ai cancelli affinché la gente non si avvicini non entri nella zona rossa. Poi c'è tutta la parte sanitaria, da parte nostra l'ultima esercitazione che abbiamo fatto con la prefettura, abbiamo dato alla disponibilità di una grossa tenda un pre-filtro dove i sanitari arrivavano ad avere i primi soccorsi. In pratica noi mettiamo a disposizione l'attrezzatura, i mezzi, i volontari per quello che necessita al fine di superare in pratica questa emergenza, a disposizione come sempre dell'autorità. Nuovo prelievo multiorgano all'ospedale Santa Croce di Fano, con una differenza rispetto al passato. La paziente di 65 anni, ricoverata e deceduta ieri, 9 agosto, aveva espresso in vita la volontà di donare i propri organi in occasione del rinnovo della carta di identità. Il collegio medico e l'equipe esterne hanno effettuato le procedure concluse questa mattina per il prelievo di fegato, reni e cornee. Sono sempre di più i pazienti che manifestano la volontà di donare gli organi, ha commentato il direttore generale dell'AST, Nadia Storti, e la 65enne era consapevole dell'importanza di questo gesto che può salvare altre vite e consentire ad altri di avere una nuova occasione. Le cornee sono state destinate alla banca di Fabriano, il fegato in Ancona e i reni a Brescia.
Ottimi risultati ottenuti dal progetto Sicuri di essere al sicuro. Si tratta di una campagna promossa dal Comune di Pesaro con l'obiettivo di contrastare e prevenire i furti ai danni degli anziani. Marco Lonigro. Anzi, uno degli esempi che è stato portato. Prosegue il progetto Sicuri di essere al sicuro, una campagna di informazione e sensibilizzazione promossa dal Comune di Pesaro per contrastare e prevenire le truffe agli anziani. Un progetto strutturato utilizzando un linguaggio semplice e leggero, senza però tralasciare l'importanza del messaggio. Questo progetto nasce dalla volontà di dare una risposta a un problema importante e serio, che è quello delle truffe agli anziani, ma raccontando in maniera semplice e leggera quelle che sono la casistica e le situazioni che si possono creare, e ottenere l'obiettivo di arrivare a più persone possibile. Quindi oggi abbiamo presentato un video che verrà presentato nelle TV locali, e però il progetto, che è iniziato da un anno, già si sta svolgendo con la realizzazione di piccoli sketch teatrali nei centri socioculturali del Comune di Pesaro. Per la qualità garantita da Sicuri di essere al sicuro, il progetto, che coinvolge la Polizia Locale, Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, ha riottenuto il finanziamento ministeriale pari a 17.000 euro per la prossima annualità. Quello che vogliamo dire è che c'è un lavoro di squadra, e il progetto che è stato rifinanziato per il prossimo anno si chiama Più Sicuri Insieme, perché vogliamo dire che insieme si danno le risposte e si risolvono i problemi della comunità. Quali saranno i prossimi step di questo progetto? Ma la formula è molto piaciuta sia alla Questura che alla Prefettura, cioè quella di utilizzare video, quindi anche una modalità moderna di comunicazione, però siccome crediamo sempre anche molto nel fatto della presenza diretta con le persone, abbiamo fatto questa sperimentazione di questi sketch teatrali durante cene, feste dei centri socioculturali del Comune. Credo che continueremo anche con questo filone, perché ha avuto dei bei riscontri e la gente è soddisfatta. Tramite un video, la campagna offre un supporto importante, ma soprattutto uno strumento in più agli anziani per evitare le truffe. Quanto è importante questo progetto per la comunità? Allora, questo progetto è importantissimo per la comunità, soprattutto quella pesarese a cui è rivolta. Quello che avete visto nel video è frutto di uno studio che è stato fatto nei mesi passati, dove è stato dimostrato che questo tipo di truffa è proprio la classica truffa che viene perpetrata nel territorio pesarese. La truffa dell'abbraccio, che consiste nel individuare una persona anziana nel centro storico oppure nel lungomare pesarese e poi incominciare a interloquire con questa, fingendosi di conoscere parenti, soprattutto figli o nipoti. Una volta che si è trovato questo aggancio, il truffatore chiede di poter abbracciare l'anziano, dicendo di non vederlo da tantissimi anni. L'anziano, molto spesso anche per imbarazzo del non ricordare chi sia questa persona, accetta di abbracciare il truffatore, che poi con la mano sfila il portafoglio alla vittima. È proprio stato fatto uno studio che dimostra che questa è la classica truffa che viene perpetrata in questo territorio. E adesso guardate queste foto scattate nel pomeriggio di ieri da Ramona Neri, oltre ad un video girato da sua figlia che ha immortalato un evento molto raro. Si tratta della nuvola arcobaleno o iridescente, un fenomeno atmosferico che si viene a creare solo in specifiche condizioni atmosferiche e che si è materializzato nei cieli di Fratterosa, in provincia di Pesaro Urbino. Come una pennellata colorata, ha spiegato Ramona, è apparsa improvvisa e spettacolare ed è durata solo pochi minuti. Grazie ai miei figli, che se ne sono accorti, sono riuscita a fotografarla. La meteorologa Serena Giacomin, intervistata da Focus, aveva spiegato che si tratta di una nube alta, dunque fredda, composta da piccolissimi cristalli di ghiaccio capaci di scomporre la luce solare nei vari colori grazie ai fenomeni di rifrazione e riflessione. Il processo ottico è simile a quello che ci regala l'arcobaleno. La luce del sole attraversa tanti piccoli cristalli che si comportano come altrettanti prismi ottici. Tutte le lunghezze d'onda della luce, che nell'insieme appaiono come luce bianca, vengono scomposte in un ventaglio di colori diversi.
Un nuovo asilo nido nel quartiere di Centocroci a Mondolfo e il recupero dell'ex scuola di via Damiano Chiesa a Marotta Nord. Il sindaco Nicola Barbieri ha aggiornato i cittadini sui progetti in corso per i servizi educativi. Un importante aggiornamento sui progetti in corso in merito ai servizi educativi della fascia d'età 0-2 anni nel comune di Mondolfo. Entro fine anno intanto avvieremo i lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido a Centocroci, un progetto redatto dall'amministrazione comunale che è risultato finanziato dal bando PNRR Istruzione per 1.800.000 euro. Quindi realizzeremo a Centocroci una nuova struttura al posto di quella esistente, la cui costruzione risale a più di 40 anni fa, sarà una struttura nuova, più grande, adeguata dal punto di vista sismico e dell'efficientamento energetico, e ci permetterà di rispondere alla sempre più crescente richiesta di nuove iscrizioni. In questo modo riusciremo nel nostro obiettivo di fare in modo che la città sia sempre di più a misura di piccoli e di famiglie. Nel frattempo abbiamo anche avviato, proprio qui dove siamo adesso, i lavori di riqualificazione dell'ex scuola di via Damiano Chiesa, nella zona mare, nel quartiere di Marotta Nord. Sono interventi propedeutici per ripristinare la sua funzionalità e svolgere appunto l'attività di asilo nido a partire da gennaio 2024 e per tutto il periodo necessario alla realizzazione dei lavori a Centocroci. Quindi fino a fine anno l'attività di asilo nido verrà svolta nell'asilo nido appunto del quartiere di Centocroci, e poi a gennaio l'attività di asilo nido si sposterà proprio qui nell'ex scuola di via Damiano Chiesa, una struttura abbandonata e fatiscente che a seguito dell'unificazione dopo i ricorsi è finalmente passata nei mesi scorsi di proprietà del comune di Mondolfo e ora la recupereremo. Ed ora torniamo a Fano perché l'assessore Etienne Lucarelli ha lanciato il servizio di trasporto gratuito dei turisti dalle strutture ricettive dove alloggiano fino al centro storico per scoprire e conoscere l'area archeologica di Sant'Agostino, che è stata riaperta grazie ad un progetto condiviso. Dopo l'ampliamento dell'offerta delle visite guidate, ma anche il percorso condiviso messo a punto per l'area ipogea di Sant'Agostino, avete pensato anche a delle agevolazioni per i turisti. Di che cosa si tratta? Ma in realtà l'obiettivo è rendere la nostra città sempre più aperta e accogliente, perché siamo consci che se una persona ci conosce, riesce a scoprire le nostre bellezze, sicuramente rimane sempre affascinato dalla nostra città. Quindi era una delle sfide aprire gli scavi di Sant'Agostino, e oggi, proprio avendo realizzato la Fano Visit Card che tutti i turisti hanno in mano, l'idea è proprio accompagnarli alle visite. Quindi ci sarà un servizio di navetta gratuita a disposizione per tutti i turisti in possesso della Fano Visit Card. Potranno semplicemente prenotarla appunto chiamando al numero del servizio navetta, quindi venerdì, sabato e domenica, venerdì dalle 17 alle 21, il sabato alle domenica dalle 18 alle 24, sarà possibile essere portati direttamente agli scavi di Sant'Agostino e poi riportati nelle strutture. Ecco, ora è importante che veramente tutte le strutture ricettive, devo dire in questi anni sono cresciuti molti anche case vacanza, appartamenti, bed and breakfast, che stanno vendendo veramente tanto le strutture, quindi è importante che tutti coloro che sono in possesso di strutture ricettive consegnino la Fano Visit Card ai turisti in arrivo, ai visitatori in arrivo, e facciano conoscere tutti questi servizi che stiamo immettendo in campo, perché solo così, conoscendoci, sicuramente parleranno bene di noi e torneranno nella nostra città. E dal 12 al 16 agosto a Fano torna Birra d'Augusto, novità della 13ª edizione, la degustazione del risotto al brodetto fanese accompagnata da una birra creata appositamente. Giunta alla sua 13ª edizione, torna a Fano dal 12 al 16 agosto la Birra d'Augusto, una delle manifestazioni più attese dagli estimatori della famosa bevanda bionda. Promosso dall'associazione Fortuna Dea con la collaborazione di Confesercenti Pesaro Urbino e Comune di Fano, il programma prevede un vero e proprio percorso alla scoperta del gusto della birra e della sua storia,
con particolare attenzione alla produzione locale del territorio marchigiano. Quest'anno avremo, sempre come tutti gli altri, un ricco programma culturale sul mondo della birra con approfondimenti. Avremo dei dibattiti tra i vari birrifici, quindi i vari produttori che saranno presenti al nostro stand. Avremo un programma ricco di musica. Per quanto riguarda le novità, presenteremo in collaborazione con Confesercenti anche la Brodetto Beer per promuovere il nostro territorio. I birrifici che saranno presenti sono 11, 8 dalla nostra regione Marche, 3 invece da fuori regione, proprio per aprire un dibattito tra le differenze di produzione, materiali utilizzati e tipicità di birra. Food avremo come al solito specialità toscane, umbre, abruzzesi. Avremo qualcosa che viene anche dalla Puglia e naturalmente come novità abbiamo anche il pesce. Quest'anno potete venire a degustare anche il pesce in varie tipologie. 5 giorni di degustazioni, spettacoli, intrattenimento e cooking show che si svolgeranno presso il parcheggio di via 24 settembre nei pressi della Rocca Malatestiana, caratterizzati da una nuova proposta che vedrà l'Associazione Professionale Cuochi Italiani, capitanata dallo chef Antonio Bedini, offrire agli ospiti una degustazione del risotto al brodetto fanese. È una birra da abbinare al brodetto, la zuppa di pesce. Proponiamo questa birra che si sposa, mi dicono, in maniera eccellente con il sugo di brodetto di pesce. È una novità, è un progetto pilota, perché vorremmo nel prossimo Brodetto Fest creare veramente un circuito di birrifici artigianali, i quali ognuno di loro propone la propria birra da abbinare al brodetto, una sorta di contest. È un pochino più amabile, più dolciastro, è diverso dal gusto che può lasciare un vino bianco secco, è un più amabile in bocca, fa risaltare un pochino più il sapore del pesce stesso. Se il classico boccale di birra rappresenta un'immagine prevalentemente associata al maschile, l'associazione Donne della Birra sarà pronta a sfatare anche questo pensiero, con la condivisione di aneddoti ed esperienze tutte al femminile. Saremo qui io e Federica Russo, che è una socia, beer sommelier, e parleremo degli stili del viaggio della donna nel mondo della birra con delle degustazioni. Quindi alle persone che verranno il 16 a Birre d'Augusto affronteremo, diciamo, insieme, cercheremo di dare delle informazioni, anche delle curiosità, degli aneddoti magari poco conosciuti, e nel frattempo faremo anche assaggiare 4 diverse tipologie di birra. E naturalmente non c'è birra senza musica, con concerti dal vivo che renderanno la manifestazione una vera e propria festa per celebrare l'estate. E domani sera alle ore 21 nella parrocchia di San Paolo Apostolo a Torrette di Fano si terrà un incontro con Francesca Serra, che presenterà il suo libro intitolato Erbario emozionale, la medicina ecologica di Hildegarda di Bingen. L'iniziativa sarà intervallata da musiche antiche di Santa Hildegarda con il gruppo musicale del centro Don Gualfardo. Introduce e modera il parroco Don Antonio Interguglielmi. E questa era la nostra ultima notizia. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire un approfondimento con i comici del San Costanzo Show, che sabato 12 agosto all'Arena BCC porteranno in scena lo spettacolo Somari di Battaglia. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.